Nonostante sia iniziato da pochi giorni, il Grande Fratello 16 sta già facendo parlare e discutere. Tra i protagonisti di questa edizione c'è anche Chicon Alli, hairstylist conosciutissimo ed ex marito di Tina Cipollari. Il concorrente ha raccontato un episodio che gli ha sconvolto la vita. Era solo giovanissimo quando è stato vittima di ritorsione da parte di alcuni malintenzionati che l'hanno costretto a chiudere il suo negozio. Fortunatamente Chicon Alli non si è arreso e ha continuato a girare l'Italia per dare sfogo alla propria passione e al proprio talento. I fatti gli danno ragione, visto che oggi è titolare di diversi saloni ed è uno dei parrucchieri più conosciuti e apprezzati del nostro paese. Chicon Alli, carriera e matrimonio con Tina Cipollari. Chicon Alli, conosciuto con il nome di Chicon Alli, è nato a Savauvia nel 1970. Mostra la sua passione per quella che diventerà il suo lavoro, ovvero il parrucchiere, già da piccolo. È solo un adolescente quando comincia a lavorare in un salone locale. Comprensibilmente la svolta nella sua carriera arriva quando decide di partecipare ad un programma televisivo, Parliamo di Uomini e Donne. Qui cerca di corteggiare Zaida senza successo, ma proprio nel dating show di Canale 5 conosce quella che diverrà sua moglie, ovvero Tina Cipollari. Comincia così a lavorare anche per diverse star del mondo delle televisione italiana e non solo, tanto da diventare uno dei testimonial delle sorelle Kardashian. La relazione tra Chicon Alli e Tina Cipollari dura per diversi anni e da loro amore sono nati tre bambini: Mattias, Francesco e Gianluca. La notizia è di qualche mese fa, i due si sono separati anche se sono rimasti in buoni rapporti, come entrambi hanno sottolineato. Ora per lui la nuova avventura all'interno della casa del Grande Fratello 16. Il racconto shock di Chicò. Durante la sua permanenza all'interno della casa del Grande Fratello, Chicon Alli ha raccontato di alcuni episodi che gli hanno condizionato e in un certo senso cambiato la vita. Il giovane Chicco, dopo aver aperto il suo primo salone a Savauvia, ha ricevuto minacce da una famiglia che gli chiedeva il pizzo. La famiglia in questione conosceva il parrucchiere. Dopo averlo invitato a pranzo, gli ha fatto trovare una pistola sul tavolo e gli hanno chiesto 50 milioni di lire. Il giovane Chicon Alli, preoccupato e impaurito piuttosto che pagare il pizzo, ha chiuso il suo salone ed è andato via. La sua carriera è ripartita da Rimini, dove ha avuto la possibilità di lavorare con importanti hairstylist, riuscendo pian piano a farsi largo e a diventare quello che è oggi.